Petit Hodel, si è conclusa la gara del Piccardo 0-0 tra Sestrese ed Arenzano, una bella gara tra due belle squadre che sono andate di fatto a 100 all'ora per 95 minuti. Tu sei entrato nella ripresa, però hai fornito comunque il tuo contributo. Che partita hai visto e come giudichi insomma la prestazione complessiva della squadra? Era una partita abbastanza equilibrata, devo dire che comunque sapevamo di ricevere una squadra ben posizionata sul campo, noi ci siamo preparati a modo di poter giocare al loro livello o cercare di portare il nostro contributo per creare qualcosa di sorpresa per loro. Alla fine abbiamo fatto una buona prestazione nell'insieme, anche il giovane che è entrato, i due giovani che sono entrati, Zano e Pippo a sinistra, hanno fatto comunque una buona prestazione, quindi il gruppo è soddisfatto. E comunque complessivamente di fatto dall'inizio della stagione, quindi compresa anche la Coppa, la Sestrese fin qui non ha mai steccato una partita. Diciamo che sì, ci sono state quelle due sconfitte, però anche un pochino sfortunate, no? In casa ancora non abbiamo conosciuto la vittoria in campionato, però ci stiamo costruendo. Come lo facciamo dalla prestagione, costruiamo e siamo in crescita, sappiamo cosa dobbiamo migliorare, sappiamo cos'è il nostro punto forte e quindi continuiamo il nostro lavoro per portare la prima vittoria in casa. Dal punto di vista personale ovviamente lavori su più fronti all'interno della Sestrese, come ti stai trovando e come si sta sviluppando insomma il tuo lavoro? Alla fine mi trovo molto bene, perché comunque poter condividere la mia esperienza con i più giovani e aiutarli nella crescita è una cosa bella, perché ricevono bene le informazioni, ascoltano tante informazioni, sono comunque giovani educati e con tanta voglia di fare bene, quindi è un piacere di poter aiutarli.